8.000 chilometri di costa, 27.000 imprese, centinaia di migliaia di lavoratori, il turismo balneare come colonna portante del turismo italiano. Dopo un anno di rinvii, pantomime in Europa, dati improbabili portati appunto in Europa sui chilometri di costa ancora libera per non fare i bandi sulle concessioni attuali, che al contrario il governo ha provato a far passare come pochi, dopo aver esposto l'Italia alla procedura di infrazione europea, oggi il governo scarica sui comuni le conseguenze di non aver provveduto a fare una norma sulla Bolkestein. Con questo emendamento impegniamo il governo a provvedere con urgenza, anche esercitando la delega legislativa disposta dalla legge per la concorrenza 2021, per consentire l'avvio delle procedure di evidenza pubbliche finalizzate al rilascio di nuovi provvedimenti concessori. Sappia il governo, Presidente, ho finito, che dal 1° gennaio 2024 mette nella condizione un pezzo intero di paese di essere nell'illegalità. La permanenza degli attuali concessionari oltre il 31 dicembre 2023 si configurerebbe abusiva e l'occupazione abusiva costituisce illecito Concluda, penale ai collega. sensi dell'articolo 1161 Concluda. del codice della navigazione. Bisogna provvedere al più presto. Grazie. Ebbene che le concessioni balneari, quelle che ci sono, quelle preziose, vadano a gara. Voi invece consentite che paghino 5.000 euro, subaffittano o la spiaggia o il bar, già ne prendono 30.000 di euro e paga Pantalone, poi mancano i soldi, per cui io voterò a favore. Grazie. Grazie Presidente, io non volevo intervenire, ma il movimento della testa del Ministro Giorgetti mi ha suggerito di intervenire. E io la guardo spesso. Insomma, da quanto capisco questo movimento nel linguaggio significa sono d'accordo. Allora, fatemi capire, sul MES lo voleva ratificare, però non è successo. L'altro giorno in commissione l'ho chiesto, avete ceduto all'ANCI con il rinvio dei comuni dal 15 marzo? Ma io non ero d'accordo ed è successo. Adesso della vedova dice, ma ti rendi conto che stai incassando poco, non fai le gare? Sì, sono d'accordo, ma sta succedendo. Ma lei esattamente passa di qua per caso o fa il ministro dell'economia? Questo è il punto, perché sono 3, 4 e 5 le cose in cui lei non è d'accordo, ma sta in un governo in cui fa l'esatto contrario di ciò che pensa. Quindi ci faccia capire un attimo che succede. Grazie. State guardando veramente il dito e non la luna. La questione dei balneari è male impostata dall'inizio, la questione della concorrenza è male impostata dall'inizio. Questo fa parte di un sistema di piccole imprese del turismo italiano e avete visto anche nel 23 cosa può dare il turismo all'economia dell'Italia, che voi andate a minare senza un costrutto e senza una prospettiva. Perché le aste finiranno soltanto per dare a soggetti diversi quelli che attualmente vengono gestiti da imprenditori che lo fanno da anni. Non ci sarà uno sconto sui prezzi, quindi non tuteliamo certamente i consumatori, non ci sarà un centimetro quadro di spiaggia libera in più, perché non è questo il tema. Cambieranno soltanto, dopo un esproprio ingiustificato a mio modo di vedere, i gestori di queste concessioni. Si potevano aumentare i canoni, si poteva dare ai concessionari balneari degli strumenti e dei compiti ambientali, visto che fanno già d'inverno la raccolta dei rifiuti sulle battigie. Si poteva introdurre meccanismi di socialità. Quante convenzioni fanno i comuni per poter permettere anche a chi non ha le risorse di poter accedere alle spiagge in convenzione con i comuni? Niente. Si è voluta inserire questa norma e si è continuata a inserire questa norma nei requisiti del PNRR, surrettiziamente, come si è fatto per altre concessioni, come le concessioni idroelettriche. Siamo l'unico paese in Europa che mette all'asta una risorsa importante di rinnovabili come le concessioni idroelettriche. È sbagliato, guardate il dito, state attaccando la piccola impresa, ancora continuate anche se non siete più al governo, non è accettabile. E tutta questa fretta di mandare a gara 30.000 imprese balneari che funzionano e che hanno fatto investimenti assumendosi il rischio d'impresa e che offrono un'offerta turistica che funziona, io non la comprendo. Non capisco perché e quale beneficio si dovrebbe trarre dal fatto che vengano a lavorare sulle nostre coste, che per inteso sono i nostri confini nazionali, vista la peculiare struttura morfologica del nostro paese, non vedo quale sarebbe il beneficio di far venire stranieri
a gestire le nostre coste e i nostri confini nazionali, ai quali chiedere il permesso per poter accedere. Io non lo capisco questo beneficio, questa fregola non la capisco e posso solo interpretarla come un vizio ideologico, uno dei tanti che contraddistinguono il nostro paese. Non capisco quale sia il beneficio di danneggiare le nostre imprese, tenendo presente che uno dei fondamenti del diritto comunitario è il principio di reciprocità, che viene meno in caso di applicazione della direttiva Bolkestein, perché vorrebbe significare, per esempio, che imprenditori spagnoli potrebbero tranquillamente partecipare alle aste nel nostro paese, ma i nostri imprenditori italiani bravissimi non potrebbero fare altrettanto sulle coste spagnole, per esempio. Qual è il beneficio di questa affermazione? Non vi è. Dunque io credo, e sono d'accordo col governo che sta cercando in tutti i modi di difendere le prerogative di un settore della nostra impresa che funziona, io credo che dovremmo incoraggiare il lavoro di questo governo nell'arrivare finalmente a una chiara definizione, partendo sull'unico dato oggettivo su cui ci si può basare, e cioè il fatto acclarato da una mappatura svolta da un tavolo tecnico interministeriale che non esiste scarsità di risorse di costa nel nostro paese, scarsità di risorse che è un presupposto fondante per l'applicazione corretta della Bolkestein riportata all'articolo 11 e all'articolo 12 della suddetta direttiva. Quindi, per favore, superiamo vizi ideologici e prese di posizione che non hanno nulla a che fare con la realtà e partiamo e riconnettiamoci alla realtà che dice non c'è scarsità di risorse, non c'è reciprocità, dunque l'applicazione della Bolkestein sarebbe sbagliata e credo che meriti il governo il nostro appoggio in questa direzione. Grazie collega Bergamini. Bonelli. Grazie Presidente. Non sapevo che l'onorevole Bergamini fosse il massimario della Corte di Cassazione e quindi diventasse fonte giuridica autorevole. Ricordo che c'è una sentenza della Corte di Giustizia, ma il mio intervento sarà estremamente breve. Siete riusciti nel gioco di prestigio, proprio per la questione della scarsità di risorse, di aumentare la lunghezza delle coste italiane di 3.000 chilometri. Manco Mago Merlino riusciva a fare una cosa di questo genere. Da 7.900 chilometri l'avete portati a 11.000. Chi parla, chi ha la parola? Ce l'avete. Questo significa, ed è irresponsabile, non ve lo consentiremo, che volete privatizzare e cementificare le ultime tratte di spiagge libere e coste del nostro paese per favorire i privilegi alla Santanchè, alla Briatore, che pagano 20.000 euro l'anno e fanno 10 milioni di incasso. Colleghi, se tutelate solo i privilegi, vergognatevi. Niente. Io vorrei sapere con quale faccia questo centrodestra si definisca paladino dell'impresa, della libertà d'impresa, del rischio d'impresa quando tutelate le corporazioni. Questo fate, ma perché non si mette al centro una volta nella vita in questo paese il cittadino che avrà un servizio migliore se ci sarà un vero mercato? In questo campo, cioè è incredibile che in questo paese si debba dire al centrodestra come fare una sana imprenditoria e come avere un mercato sano, libero e vero, perché collega si rivolga alla Presidenza, perdoni, grazie. Se non conoscete la questione, perché non la conoscete, ma sapete che queste concessioni già si vendono? Voi dite arriveranno i capitali stranieri, ma perché nella mia zona ci sono già degli stranieri che hanno comprato le concessioni, russi, americani e chi più ne ha più ne metta, e le hanno comprate queste concessioni? Perché non si dice che la tutela ambientale si fa coi piani regionali e piani territoriali e si mette una tutela ambientale per chiunque voglia investire? Allora qui bisogna dire anche una cosa, che c'è tutto un mercato dell'indotto legato agli stabilimenti balneari che è fermo da anni, perché in questo paese non si prende una decisione su un tema sacrosanto, ovvero le spiagge sono di tutti, sono nostre, e io voglio capire se un ragazzo di 25 anni vuole decidere di fare impresa nel proprio territorio e decidere che forse la sua aspirazione è quello di gestire uno stabilimento balneare in questo paese, come fa? Come fa? Deve aspettare che le generazioni che stanno sfruttando quel bene da anni non ci siano più? Come fa
un ragazzo a fare una cosa del genere. Non può. Questo perché voi, appunto, come in tanti altri campi, il libero mercato non sapete neanche cos'è. Sapete solo tutelare le corporazioni. Punto. Grazie. Onorevole De Luca. A un minuto, collega. Presidente, solo per rilevare a sostegno di quanto già detto dai colleghi, che mi pare che in maggioranza la maggioranza sia confusa e divisa. Innanzitutto confusa perché ricordo al collega che non è la sentenza della CEDU che ha stabilito l'esigenza di riaffermare i principi di libera concorrenza nel nostro paese, ma la sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Non è Strasburgo ma è Lussemburgo, c'è una piccola differenza, ma possiamo superare anche questo malinteso. Ricordiamo al collega Zucconi che dovete mettervi d'accordo, se devono essere i comuni a farlo, le elite comuni, dovete essere voi a fare una norma di legge che consenta ai comuni di procedere alle procedure collega di finanza pubblica. Collega Zucconi, state scaricando la vostra irresponsabilità e la vostra incapacità di decidere sulle amministrazioni pubbliche, questa è la verità, e state penalizzando gli operatori del settore, lo state facendo voi, lasciando allo sbando un intero settore che non ha certezza e sicurezza giuridica. Questo dovreste fare se voleste davvero aiutare il comparto e il settore, che è un settore per noi strategico e decisivo. Voi state facendo l'esatto opposto di quello che è necessario fare: perdere tempo, buttare la palla in tribuna. Grazie. E devastare e lasciare allo sbando gli amministratori pubblici. Grazie, e collega. L'intero settore.